questo, dico ai rappresentanti del governo, in particolare al sottosegretario Molteni, ma davvero con spirito collaborativo, sappiamo le risposte che lui ha dato e che ci ribadirà. Le anticipazioni di questi giorni sono deludenti. Noi non vorremmo che il contratto, che lei ha invocato giorni fa dicendo sulla tortura non si può mettere mano perché c'è il contratto riguardi anche queste cose, per finanziare. L'altro giorno un rappresentante dei COCER mi ha detto: un militare a ferma, diciamo, prolungata allo stato iniziale può anche prendere 950 euro al mese inizialmente e farsi turni di strade sicure e dintorni. Mi ha detto: ma io, se ci fosse il reddito di cittadinanza, scopriranno che non c'è, ma quello se ne sta a casa per 780 euro, non va a Pordenone a fare i turni a 950 euro al mese di giorno e di notte. Quindi servono risorse. Poi, siccome non ci saranno i 780 euro, resteranno forse i 950 per chi si arruola. Quindi c'è un'operazione di inganno complessiva del Paese che sta mostrando le sue prime crepe sulle infrastrutture a Torino piuttosto che nel Salento e altrove, emergerà anche sul reddito di cittadinanza. Quindi noi invece restiamo, e ho concluso Presidente, sostanziali sui punti fondamentali del programma del centrodestra, non solo di Forza Italia: stanziamenti, assunzioni, organici per le forze di polizia. Su questo il nostro spirito sincero, collaborativo, oggettivo è sotto la luce del sole. Ci auguriamo che possano maturare decisioni anche in questo decreto, perché vedete, grazie, anche le emergenze di questi giorni su cui non voglio speculare, fare riferimento, chi governa sì, va sul posto, ma poi sul posto bisogna mandare il giorno dopo forze dell'ordine, forze armate, non so chi, per fare sgomberi, bonifiche e interventi concreti. E se non ci sono gli organici e le risorse, e io pure faccio tanti comizi, ma se uno poi è ministro deve agire con i fatti, con l'azione dello Stato. Questi emendamenti servono a rendere più forte, più efficace, più dotata di mezzi e di organici l'azione dello Stato, che altrimenti resta virtuale e inefficace come troppe volte è stata negli ultimi anni. 35.0.1, parere contrario relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. 35.0.2, anche qui parere contrario della quinta. Chi è favorevole? Senatore Gasparri? Allora, parere contrario relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. 35.0.3. Parere contrario della quinta, del relatore e del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. 35.0.4, parere contrario della quinta, relatore del governo. Sento che invita i comuni che hanno meno di 5... Era complessiva la... Sì, però questo è un fatto specifico. Era complessivo sulle assunzioni. Era complessiva delle assunzioni. No, questa è una cosa minimale che davvero succede. Per i comuni che hanno meno di 5 appartenenti alle forze di polizia locale, è obbligarli a fare una struttura associativa delle stesse forze, perché metti che poi c'è la sagra del paese vicino, insomma, diciamo, mettendoli in maniera reticolare possono spostare le esigue forze. Per i comuni che hanno meno di 5 vigili urbani, parliamo dei comuni non piccoli, piccolissimi. Grazie. 35.0.4, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. 35.0.5, parere contrario, Commissione Quinta, relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. 35.0.6, parere contrario, relatore del governo. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? È bocciato. 35.0.7, senatore Mirabelli, anche qui c'è il parere contrario della quinta, articolo 81. Sì, non capisco bene per quale ragione, Presidente, visto che si propone di destinare una parte di un fondo esistente che ha come finalità quello di finanziare sia le attività del Ministero degli Interni sia l'attività del Ministero della Giustizia, quindi francamente l'81 faccio fatica a capirlo. E se riesco a, se Gasparri finito il suo comizio adesso ascolta gli altri, faccio il mio. Il tema che poniamo è coerente con le critiche che abbiamo fatto a questo decreto, che continuiamo a pensare non abbia in sé nessuna norma, nessun investimento che sia all'altezza delle finalità che si propongono e vengono pubblicizzate.
continuiamo a pensare che non ci sia nessuno strumento in più per il controllo del territorio, per dare più garanzie ai cittadini, e in questo senso abbiamo proposto una serie di emendamenti. Anche poco fa Parrini ha presentato con lo stesso spirito una serie di emendamenti per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Questo emendamento più semplicemente si propone di aiutare i comuni a potenziare la videosorveglianza, perché guardate, io continuo a pensare che l'idea di fare la legge sulla legittima difesa in quel modo, dando il messaggio ai cittadini che lo Stato non è in grado di difenderli e che devono fare da soli, e poi fare un provvedimento sulla sicurezza in cui anche su una cosa come questa, la videosorveglianza dei territori, non c'è nulla. Ho visto il subemendamento, non voglio essere smentito subito, ho visto l'emendamento, non mi ricordo se del governo o del relatore, però stiamo sempre parlando di un utilizzo di fondi che già ci sono, che vengono fatti ruotare di volta in volta su una voce diversa, ma non c'è nessuna implementazione, nessun aumento dei fondi che già sono destinati. Non c'è, come ha risposto giustamente lei, signor sottosegretario, a Parrini, un aumento dei fondi per l'assunzione delle forze dell'ordine, perché stiamo parlando sempre dei fondi avviati dal pacchetto Minniti. Non c'è neanche un aumento degli stanziamenti per la videosorveglianza. C'è uno strumento che è il Fondo Unico per la Giustizia, che tra l'altro è alimentato anche, come discuteremo dopo, dalle confische dei beni. Io penso che lì ci sia la possibilità di utilizzare una parte di quei soldi per aiutare i comuni a amplificare e a estendere la videosorveglianza. Grazie. Su questo un breve intervento, perché il tema è importante, il tema è delicato. Nel decreto Minniti venivano messi 7-15-15, 2017-18-19, 7 milioni, che tra l'altro il bando è stato aperto e chiuso e verrà probabilmente pubblicato, credo, a breve, 15-15. Noi con l'emendamento, credo a firma del relatore o del governo, credo più a firma del relatore, ne mettiamo 90 fondi nuovi, ex novo, spalmati su 4 anni, proprio perché il tema della videosorveglianza è un tema assolutamente fondamentale nella direzione di aiutare gli enti comuni a implementare quelle forme di vigilanza e di controllo ovviamente necessarie. La videosorveglianza ovviamente non sopperisce la presenza degli uomini e delle donne in divisa, ma sono uno strumento assolutamente complementare per i cittadini e in modo particolare per le forze dell'ordine. Confermo per lasciare agli atti il fatto che vi sarà un importante piano assunzionale da parte del governo, come è stato annunciato, come sarà confermato all'interno della legge di bilancio, per tutte le forze dell'ordine, anche per la polizia penitenziaria, anche per i vigili del fuoco, che ci consentirà, ad esempio per quanto riguarda la polizia di Stato, di arrivare a integrare il 50% di scoperture ancora oggi presenti, e quindi ad arrivare a quella soglia di 106.000 uomini sulla polizia di Stato, che oggi è la copertura organica. Di più, il piano assunzionale consentirà di poter tenere aperte tutti quei presidi di sicurezza postale, ferroviaria e statale, che in un piano di riorganizzazione del precedente governo sarebbero stati chiusi e smantellati. Ci impegniamo a tenerli aperti in modo totalmente razionale e a implementarne la funzione. In questo momento c'è al vaglio, con le sigle sindacali, di un piano di riorganizzazione e ridefinizione delle questure, delle 103 che diventano 106 questure, piano di ridefinizione che porterà ogni questura italiana ad avere più uomini rispetto agli attuali. Questo è l'impegno del governo, non solo proiettato sul futuro, ma è l'impegno del governo proiettato già nel presente.
Grazie. Posso contestare al sottosegretario che dire che sono fondi ex novo non è vero, perché la copertura prevista dall'emendamento sono fondi già destinati alla sicurezza su altre voci. Comunque. 35.0.7, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. Abbiamo l'ordine del giorno 840/8/1, parere favorevole accolto. Passiamo adesso all'articolo 36 con i pareri. Ho una riformulazione al 36.6 di pagina 185. Grazie per il vostro. Che vado a leggervi prima di distribuirla. 36.6 a firma Grassi Perilli. Al comma 3, lettera A, apportare le seguenti modifiche. Dopo il numero 2, inserire i seguenti 2 bis, alla lettera C, quart'ultimo periodo, sostituire le parole se entro un anno con le seguenti se entro 2 anni. 2 ter, alla lettera C, terz'ultimo periodo, sostituire le parole alla scadenza dei 6 mesi con le seguenti alla scadenza di un anno. Al numero 3, capoverso D, sostituire le parole se entro un anno con le seguenti se entro 2 anni. Al comma 3, lettera E, dopo il comma 7 ter, inserire il seguente 7 quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7 ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il Tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico di Giustizia, sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Giustizia. Quindi se i proponenti dell'emendamento 36.6 accettano questa riformulazione, io do parere favorevole e magari la distribuiamo. Poi 36.18 a firma, prima firma Mirabelli. A prima firma Mirabelli, anche qui darei parere favorevole con la seguente riformulazione. Al capoverso 10 bis, sostituire le parole la Presidenza del Consiglio dei Ministri con le seguenti il Ministero dell'Interno. Anche qui, se il proponente accetta la riformulazione, diamo parere favorevole. Non possiamo scappare niente. Su tutti gli altri invito al ritiro, parere contrario. Governo. Conforme. 36.1, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.2, senatore della Pietra, c'è qui parere contrario della quinta, articolo 8. Sì, grazie Presidente, tanto farò un intervento complessivo perché noi abbiamo presentato 4 emendamenti, tutti con una logica ben precisa, cioè quella di aiutare, sottosegretario, se può... No, volevo che se il sottosegretario potesse avere un attimo d'attenzione. Gli emendamenti che abbiamo presentato come gruppo Fratelli d'Italia andavano tutti in una direzione ben precisa, cioè quella di facilitare l'operatività dell'agenzia, soprattutto nei confronti non solo dei beni immobili sequestrati, ma soprattutto per quanto riguarda le aziende attive che l'agenzia pone sotto sequestro. Io credo che il sottosegretario sappia che in questo momento ci sono una quantità enorme di aziende che l'agenzia gestisce, dove ci sono dipendenti, dove ci sono lavoratori, dove ci sono rapporti con i fornitori e che sono aziende che commercialmente sane. Quindi tutti i nostri provvedimenti erano in quella direzione. Ci dispiace che il governo non ne abbia tenuto conto, perché poi sono tutte risorse che rientrano poi all'agenzia stessa. Quindi su questo chiediamo un ulteriore approfondimento da parte del governo, se può rivedere la propria posizione. Grazie dell'attenzione. Mettiamo ai voti 36.2, chi è favorevole? Chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.3, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole,
Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. 36.4, parere contrario del relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. 36.5, parere contrario del relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. 36.22, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.6, testo 2, così come riformulato, parere favorevole relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è approvato. 36.7, parere contrario relatore del governo, senatore Collina. Sì, qui io so di andare contro un pregiudizio diffuso nella maggioranza, però in molti casi nei territori chi sono i soggetti che maggiormente affiancano le amministrazioni locali nel dare una nuova vita, una nuova funzione sociale ai beni confiscati alla mafia? Sono le imprese del terzo settore. E quindi prevedere che anche questi possano essere soggetti che entrano in campo nel momento in cui c'è la possibilità dell'alienazione dei beni confiscati per poter dare spazi a iniziative che spesso hanno ricadute molto positive sul territorio e comunque ricadute positive sociali, credo che sia un aspetto da sottolineare e da prendere in considerazione. Io lo dico perché spesso c'è un pregiudizio che non tiene conto, o meglio, fa risalire alla forma societaria la necessità di maggiore trasparenza o di maggiore controllo rispetto alle funzioni che vengono svolte. Invece il tema della trasparenza va riferito alle funzioni che bisogna controllare, sulle quali c'è necessità di avere trasparenza. La forma societaria è indipendente da questo tipo di esigenza. Questo emendamento mirava appunto a recuperare positivamente quelle che sono le forze vive della società che si esprimono attraverso il terzo settore, la riforma che abbiamo fatto, l'importante riforma che abbiamo fatto nella scorsa legislatura e che anche in questo caso troverebbe un opportuno e positivo campo di sviluppo. Grazie. 36.7, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.8, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.9, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.10, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.11, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.12, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.13, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.14, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.15, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.16, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.17, parere contrario relatore del governo, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è bocciato. 36.18, qui è testo 2 così come riformulato, senatore Mirabelli. Sì, io ringrazio il governo per il parere. Voglio sottolineare il valore di questo emendamento che secondo me cambia l'impostazione sulla vicenda dei beni confiscati, della gestione dei beni confiscati. Avevamo detto in apertura di questa discussione che ci preoccupava il fatto che si creasse una separazione tra
la confisca dei beni e la loro messa a disposizione della società, che era uno dei fondamenti della legge Piola Torre, perché l'idea di forzare sulla privatizzazione, cioè sulla vendita a privati dei beni confiscati, rischiava di andare in questa direzione, rischia tuttora di andare in questa direzione. Però se noi destiniamo una parte di questi fondi ai comuni, che comunque avranno per uno o due anni, adesso non ho capito bene la riscrittura dell'emendamento, la possibilità di utilizzare quei beni, di progettare su quei beni, gli diamo quello che finora gli è mancato, cioè i soldi per farlo, alimentando questo fondo, io penso facciamo una cosa utile, che farà sì che molti più beni saranno utilizzati dai comuni emessi a funzione pubblica, e si fa un'operazione che credo da tempo l'ANCI, i comuni sollecitavano, cioè non lasciare da soli i comuni su questa vicenda dell'uso dei beni confiscati, garantirgli la possibilità di avere le risorse. Credo che la creazione di questo fondo e la scelta di utilizzare il 10% di ciò che viene recuperato vendendo i beni a questo fondo sia un fatto positivo, dentro una discussione che sappiamo non ci vede d'accordo su molte cose, però io credo che questo sia un fatto positivo. Grazie. 36.18, parere favorevole relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato. 36.19, parere contrario relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. 36.20, parere contrario relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. 36.21, parere contrario relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. Passiamo adesso all'articolo 37, parere contrario sull'unico emendamento. Governo conforme. 37.1, parere contrario relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. Passiamo ora all'articolo 38, un secondo solo. Anche qui pareri sono tutti contrari ai due emendamenti. Conforme. 38.1, parere contrario relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. 38.0.1, parere contrario relatore del governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È bocciato. Il senatore. Il senatore Perilli ha presentato un ordine del giorno G840-10-1, accolto. Che è accolto dal governo. Quindi a questo punto io terminerei i lavori della nostra commissione e ci riaggiorniamo con la nuova convocazione che era prevista alle 15. Mi scusi Presidente, Collina. Noi abbiamo alle 14 il gruppo, chiedavamo 15.30. Per consentirci di fare. Va bene, se non grazie. Ci sono obiezioni, ci aggiorniamo alle 15.30. Yeah.
Grazie.